quindi siamo qui alla Camera di Commercio di Milano per la nostra 8ª conferenza nazionale del franchising, che è tuttora in corso. Stamattina c'è stata una prima tavola rotonda con partecipanti l'onorevole Tabacci, in rappresentanza del mondo politico, con Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e della Camera di Commercio di Milano, e Giovanni Coboligigli, presidente di Feder Distribuzione. C'è stata quindi una mia relazione introduttiva che ha presentato, diciamo, le problematiche del settore e le, diciamo, esigenze che il settore ha per poter incidere in modo significativo sulla modernizzazione del commercio in Italia, di cui, per parere unanime dei relatori, c'è un gran bisogno, nel senso che l'apparato distributivo italiano si caratterizza per oltre 700.000 punti di vendita fissi al dettaglio, di cui la stragrande parte sono operatori indipendenti, e che in un mercato come quello di oggi, sempre più competitivo, oltretutto stressato dal calo dei consumi, che rende quindi la competizione più aspra, c'è un'esigenza di appunto razionalizzare, modernizzare e aumentare la produttività del sistema. In questo il franchising può dare un contributo importante. Perché? Perché il franchising è una partnership che mette insieme l'impresa strutturata, organizzata, con la sua insegna, i suoi prodotti, i suoi servizi, le sue economie di scala, con il piccolo imprenditore che conosce il suo territorio, con il suo dinamismo e la sua capacità di interagire con la clientela. Ecco, è una formula che esprime un'alta produttività ed è quello quindi il messaggio che abbiamo cercato di far passare, è che il commercio, diciamo, cosiddetto indipendente può trovare nel franchising un modo per diventare più competitivo e quindi saper rispondere meglio alle esigenze di competizione che oggi sono altissime.